Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. Tenta una rapina in banca ma muore subito dopo aver minacciato il cassiere. È accaduto stamattina a Bari nella filiale di Via Napoli della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Ci aggiorna Cristina Ferrigni. Io ho sentito prima che è stato picchiato da un carabiniere in borriese che stava dentro. Loro mi dicono che è morto per importo. Io voglio la verità su questa cosa, che lui ha sbagliato deve pagare, però non si ammazza una persona disarmata. Ma Questo è basta! tutto. Suona da tutto Quello c'ha moglie e tre figli, c'ha moglie e tre figli, anche se cocainomen. Non è una cosa bella, ci sono cristiani. Vorrei che mo ne sbloccato pure la registrazione, non a modo loro, anche a modo della gente. Chi ha sbagliato si prende sempre un essere umano. Non sa accidere, non sa accidere un 36 anni, disarmato. Disarmato, se era armato potevo capire, ma disarmato, non sa accidere un maniano, solo perché voleva procurarsi da mangiare per la figlia. Che da quando ci dal calcio non ha mai avuto un lavoro da nessuno, è stato sempre chiuso le porte in pace, è stato costretto a prestare bene. Si è concesso spontaneamente alle telecamere Vito Battantuono, il papà del 37enne morto per infarto durante il tentativo di rapina nella filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via Napoli. È accaduto stamattina intorno alle 9.30. Vito Battantuono, pluripregiudicato del quartiere Libertà, entra in banca armato di cacciavite e di un oggetto che dice essere una bomba. Minaccia il cassiere di farsi consegnare i soldi, ma l'impiegato, insieme con un cliente, immobilizzano i rapinatori. Lo fanno stendere sul pavimento. Chiamano i carabinieri che arrivati sul posto ammanettano il 37enne. Dopo pochi minuti il giovane sembra svenuto, ma la situazione precipita. Non risponde più alle sollecitazioni ed i militari, dopo averlo smanettato, chiedono l'intervento di un'autoambulanza del 118. I medici, dopo svariati tentativi di rianimazione, accertano il decesso di Vito Battantuono, l'uomo separato con tre figli, un passato da tossicodipendente, aveva precedenti specifici per rapina. Ad un primo esame il corpo non presenta segni di violenza e la probabile causa del decesso è un malore. Indagano i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Bari. Segretario di un partito e magistrato in aspettativa tornano ad accendersi i riflettori sul caso Michele Emiliano. A novembre la questione era balzata agli onori della cronaca. Al sindaco di Bari era stata contestata l'incompatibilità tra la carica di magistrato e la tessera del Partito Democratico. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2009 infatti sancisce il divieto per i magistrati di essere iscritti ad un partito. Ora la vicenda sarebbe arrivata a seguito di una denuncia all'attenzione della Procura Generale di Cassazione e degli organi di autogoverno della magistratura. Sul caso il Consiglio Superiore potrebbe aprire un procedimento disciplinare. Assunzione fittizia di oltre 800 braccianti. La truffa all'INPS da 10 milioni di euro è stata scoperta dai carabinieri con la collaborazione degli ispettori della direzione provinciale dell'Istituto di Previdenza. La cronaca da Cristina Ferrigni. Per lo Stato risultavano tutti regolarmente assunti gli 831 braccianti per i quali l'INPS negli anni aveva provveduto ad erogare prestazioni assistenziali come disoccupazione, malattia, maternità ma anche assegni familiari. Di fatto si trattava di false assunzioni, frutto di un raggiro messo in piedi da diverse società operanti nel settore agricolo di Bari e provincia. La mega truffa, che secondo il calcolo complessivo avrebbe sottratto alle casse dello Stato circa 10 milioni di euro, è stata scoperta dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica, in collaborazione con la Direzione Provinciale dell'Istituto di Previdenza. È emersa questa truffa organizzata ai danni dell'Istituto, che è consistita in pratica nella denuncia di svariate centinaia, circa 800 rapporti di lavoro in agricoltura, che poi davano diritto, consentivano ai lavoratori di ottenere indennità a titolo di disoccupazione, malattia e maternità. Coinvolti nell'indagine, oltre che singoli braccianti agricoli, anche mediatori imprenditori del settore e commercialisti. A vario titolo avevano messo in piedi il meccanismo di truffa che ha interessato, oltre alla provincia di Bari, anche il sud foggiano, le province di Brindisi, Taranto e Matera. Per un centinaio di loro è scattata anche l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni dello Stato. Non ci sono state denunce, ma si è lavorati sul campo presso le singole aziende agricole grazie al monitoraggio e agli accertamenti dell'INPS si è fatto poi un riscontro direttamente nelle aziende agricole. Alcune sono risultate aziende fantasma costituite proprio per frodare lo Stato.
Sta progressivamente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce dopo un furto di rame avvenuto questa notte sulla tratta tra Bari Parco Sud e Bari Torre a Mare. I malviventi hanno sottratto 1000 metri di cavi di rame per un danno di circa 8000 euro a cui vanno aggiunti i pesanti disagi ai viaggiatori. Le squadre di emergenza di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti. Il furto dei cavi ha provocato rallentamenti alla circolazione dei treni dalle 4 alle 10 di questa mattina, con ritardi medi di 30 minuti per 8 treni a lunga percorrenza. Maxi sequestro di droga nel porto di Bari. La Guardia di Finanza, insieme con i funzionari dell'ufficio delle dogane, hanno sequestrato oltre 31 kg di marijuana. Lo stupefacente, già confezionato in 26 panetti, era nascosto sotto i sedili anteriori di un Audi A2 con targa greca. Arrestato il conducente è un cittadino greco di 53 anni. L'accusa è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sul mercato la droga avrebbe fruttato un guadagno di circa 300.000 euro. Parliamo di sport. Pallanuoto, cresce l'attesa per la sfida di domani sera allo stadio del nuoto di Bari tra Italia e Montenegro. Gli azzurri cercheranno di capovolgere l'11-8 subito a Kotor il 10 dicembre scorso per conquistare il passaggio alle finali della World League. Sentiamo l'intervista al CT Alessandro Campagna, realizzata per noi da Cristian Siciliani. Come vi state preparando per quella che si preannuncia un'autentica battaglia contro Montenegro? Sì, sarà una partita bellissima a mio avviso, perché in questo momento il Montenegro oggettivamente è una delle squadre più forti al mondo, ha un gioco molto collaudato e i suoi giocatori sono nella massima espressione della loro potenza fisica e conoscenza tecnico-tattica, in quanto i loro migliori giocatori sono nati nell'84, 85, 86, quindi hanno quei 28 anni e 30 anni che sono l'età migliore per esprimere il meglio dell'esperienza di un giocatore. Noi siamo una squadra che si sta rinnovando parecchio, l'età media è intorno ai 24-25 anni, per cui dobbiamo affinare le conoscenze e quale meglio opportunità abbiamo che giocare contro i migliori. Quindi da queste partite capiremo tantissimo da un punto di vista della nostra crescita, però se mi conoscete un tantino sapete che domani in acqua si scenderà per cercare di vincere e cercare di ottenere il pass per la qualificazione, sapendo che è difficile, ma questo deve essere l'obiettivo di ogni giocatore. Bici pieghevoli per i dipendenti regionali. La Regione Puglia ha consegnato oggi i mezzi acquistati grazie al progetto Dire, dipendenti regionali in bici, con il quale mette a disposizione dei dipendenti 40 biciclette pieghevoli con la formula del comodato d'uso gratuito per un anno. Il progetto Dire in bici mira a diffondere la pratica dell'intermodalità bici, treno, bus per recarsi al lavoro. Così i dipendenti pendolari potranno trasportare la bici pieghevole opportunamente piegata e sistemata nella relativa borsa su tutti i treni e bus per poi proseguire il proprio tragitto in bicicletta per raggiungere la sede di lavoro. La consegna questa mattina davanti alla nuova sede del Consiglio regionale in via Gentile. Parliamo dello IAMB, competitività e scenari evolutivi, produzione regionale, qualità. Sentiamo l'intervista a Cosimo Lacerignola, direttore dello IAMB. Maggiore competitività significa da una parte aggregazione, quindi cercare di fare un discorso di filiera nel definire dei marchi che vadano al di là di quelli che sono i sistemi di qualità esistenti, quindi definire dei regimi di qualità che indichino anche la regione, quindi è il lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del progetto Agricoltura e Qualità, e cercare anche di rappresentarci meglio in un mercato che si evolve, un mercato che anche se è lontano è caratterizzato da una grande espansione, un bisogno di alimenti di qualità. Tutti questi fattori ci danno delle indicazioni. Bisogna lavorare all'interno delle filiere, all'interno del sistema agroalimentare pugliese, caratterizzarlo meglio attraverso tutte quelle che sono attualmente sono gli strumenti a nostra disposizione, DOP, IGP, biologico e non, ma soprattutto arrivare anche alla definizione territoriale. Come lo studio ci ha mostrato, il cittadino barra turista che viene in Puglia apprezza i sistemi, apprezza il nostro territorio, quindi le proprie bellezze, il mare, il cielo, la cultura che esprime questo territorio, apprezza i nostri prodotti
agroalimentari, lì diciamo, li riconosce e cerca di acquistarli quando se ne va in altri posti o nelle proprie residenze. Ecco, dobbiamo continuare su questo percorso e naturalmente mettendoci anche noi in discussione, quindi il tema è la frammentazione, come sempre, quindi la risposta alla frammentazione è diciamo l'aggregazione, e il tema è anche come esportare meglio, quindi l'internazionalizzazione. Per internazionalizzarsi bisogna avere una massa critica degna di rappresentarci in mondi come la Cina, la Russia, l'India, che chiedono i nostri prodotti e tante volte però fanno molta confusione. Altro grande tema è la lotta alla contraffazione, per cui i nostri prodotti quando sono buoni vengono imitati e quindi ci sono i soliti mascalzoni che spacciano i nostri prodotti per prodotti di Puglia, eccetera, eccetera. Anche lì è una lotta che non compete ai nostri agricoltori, ma che compete a livello nazionale ed europeo. E questa è un'altra indicazione utile, per cui vuol dire, da una parte è positivo che i nostri prodotti vengano riconosciuti, sono talmente riconosciuti che vengono imitati, dall'altra parte ci deve rendere più determinati su questa strada. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 8 e 13 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@elsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, più tardi con informazione di Telebari.